quello è sempre. Ma lo sai che una volta, non lo so se è arrivato in Europa questo qua, 2002 in Africa, ah sì, che se mangiano tutto. Sono arrivati qua? No, qua non ho. Meno male. No, però in Africa sì. Hanno mangiato tutti gli alberi. Tutto, mamma. Cioè, quando volano non vedi il sole. Sì, sì, una cosa. Santo Dio, spaventoso, eh. Mamma, che paura. 2002. È come una piaga della Bibbia questa cosa qua, dicevano. Sì. Ah, sono anche arrivate in Italia le cavallette. Sì? Ma come ha fatto ad arrivare? Cioè, guarda che dall'Africa sono. È il mondo. Quanti sono? 300, 500 chilometri. Ma lo sai dove c'è? Dove vengono dall'Africa? Cioè, neanche noi che sappiamo dove è venuto quella roba. So. Hai capito? Fai più uno per uno. È una cosa del diavolo. Cioè, non lo so se. Vabbè, adesso non volevo che questa cosa diventi un meme di storia, racconta da Radan con l'arco che si guardano. No. Allora, da dove sono uscite? Cioè, non lo so, ma. Si moltiplicano in mezzo secondo. Tu hai fatto caso, insetti sono cose molto strane in pianeta. Cioè. Non lo so, e tu lumache, come si chiamano? Quelli sì, le lumache. Quelle che fanno. Lo sai che quando piove, no, la vedi? Sì. Se non piove non le vedi. Non ci sono. Ma lo sai che cadono dal cielo? Lo sai o no? No. No, ogni tanto le vedi spappolate. Però non. Cioè, ti giuro, io sono convinto. Sono alieni. Cadono dal cielo. E dove arrivano? Capito? Qualcuno ti ha mai fatto questo discorso? Io vabbè, lo penso. Ma effettivamente è vero. Cioè, ma quelli lì sono strani perché dove, quando piove. Cioè, allora, io ti dico perché stagione di Africa dalla mia parte, in Senegal, cioè, sono sei mesi pioggia e poi sei mesi non ci sarà mai niente piove. Quelli lì non la vedi. Non le vedi? Non ci sono, è vero. Ma prima pioggia, goccia su terra, vedi l'umano. Escono fuori. E qui, no, escono fuori. Secondo me cade. Non so. Cioè, guarda che è strano, ma pioggia alla porta. Vedete, non le trovo. Dove sono? In dove estate, sono dove sono l'umache? Dove sono? Ditemi voi. Dove le mettete, effettivamente? Vai. Sì. Vieni, Lucifera, ciao. 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 Ciao, vieni. Ciao. Entri, vai. Ciao. Tanto io devo andare. Vieni anche tu dire tua. Come la pensi? Lumaca vengono dal cielo o vengono da terra? Le lumache? Sì. Lumache con le ali? Eh? Lumache con le ali io non le ho viste. Ok, e quindi da dove escono? Verosimilmente dalla terra. Ma quando? Perché in estate in Africa che è tutto secco non ci sono le lumache? Perché quando piove. Ma da dove escono? Da dove escono? Ah, dove cazzo? Ah, dove sono? Dove sono? È vero! È vero! No? È vero! Non hai mai demandato questo discorso! Cioè, in Africa sai che è tutto secco, non c'è niente! Niente! Quando non c'è Gaia lì. Adesso chiediamo anche a Gaia cosa. Allora, qua l'arco ha posto una questione molto importante, che è vero. Molto tecnica, sì. Molto tecnica. Allora, le lumache piovono dal cielo? Signorina. Punto di domanda. No. E da dove escono? Dove arrivano? Raccontano tutto, poi anche di no, perché è la. Nel suo paese in Africa c'è proprio piove una volta l'anno, no? Okay. Quella volta l'anno escono le lumache e ci sono. Però tutto l'anno do cacchio stanno, perché non le trovi, non esiste, cioè non è che dici, vabbè, ho trovato una lumaca dentro. In posti umidi stanno. E non ce n'è posti umidi. Ma no. Magari sul terra, non so. Più caldo che mai lì, cioè terra si crepa lì, dov'è umidità, cioè, non lo so. Allora, questo era una signorina. Non lo so, secondo me stanno in posti umidi perché non sopporto anche. Ma vivono sotto. Io mi domando, secondo me c'è l'acqua sotto. Allora, tipo di astremetto, allora, qua. Sì, dove e poi come sbucano? Fa mica so dure sì, che scavano. Ecco, vedi Google amico di umano. Cosa ha detto? Sta cercando su Google. Non vale. Dicono che dormono sulle piante. Che piante? Ma infatti tutto secco lì che. Siamo alla follia. Ma sei sicuro che ci sono? L'unica cosa verde è un cacchio. Ma ci sono. Lumache senegalese. No, cioè, tu cerchi di lumaca Africa, cioè senegalese. L'Africa è grande. Infatti vabbè. Un vaso vuoto, ci sono i vasi.
Ma che evasi? Ma le in mezzo alla legna dicono. La legna moriranno perché legna lì è tutto secco. Lì si brucia parecchio. Autocombustione. Allora ragazzi, per farvi capire dove è la, allora, avete presente oggi che è tipo l'inferno, sì, qua oggi, no? Oggi qua. Sì, 30 secondi. Lì, lì, lì è dicembre. Sì. Perché dove dicono che li lanciano da un aereo, allora, quando piove. Lo sai, lo per creare questa cosa che esiste. Non so dove è arrivato. Però effettivamente ogni tanto, secondo me, piovono anche i vermi. Perché ogni tanto sul cemento trovo i vermi. E quello, nel cemento, dove è possibile. Ecco, e quella è un'altra cosa. E quindi, siccome loro riescono. No, ma sì, è vero. Si riescono, così, si riescono a piogere loro. Gli insetti possono piogere. Sì. E quindi adesso da dove vengono? Cioè, anche la domanda è quella. Sì, ma pensa a un animale. Siamo che si, si ciba di un verme. Magari il verme in qualche modo fa un trick assurdo e cade sull'asfalto. No, ma fidati che loro cadono sotto. Che secondo me. Quello si cade, non sicuro. L'umaca non sappiamo, nessuno sa. Ma i vermi veramente cadono dalla pioggia. Beh, però se ci pensi, comunque sono tutti animali che possono stare. No, tutti animali che possono stare su un albero, no? O comunque sì. No, vabbè, tralasciando di tsunami, stai occhio che ti ho riammesso, però. Quando piove, comunque la pioggia, cioè, non so, crea comunque una. Cioè, non so come spiegarlo. Cioè, sbatte sulle piante, sì. Quindi comunque sono rimbalzate. Sì, sì, i setti, tutto. Sì. Quindi. A volte piovono cazzate. Va bene! Quello è sempre.